Proseguono le esercitazioni nell'area dei Campi Flegrei per mettere alla prova le procedure del piano d'emergenza sul bradisismo. Si sono svolte in questi giorni nei comuni di Bacoli, Pozzuoli e a Napoli nel quartiere di Bagnoli. Le istituzioni stanno trovando sempre delle procedure, delle piattaforme che ci vede sempre più consolidati, purtroppo anche a causa degli eventi, no, del 20 maggio che in qualche modo ci hanno costretto a trovare delle soluzioni reali specifiche. Certamente il tema che emerge in maniera chiara è il coinvolgimento della popolazione. Qua dobbiamo ancora fare molto, dobbiamo ancora evidentemente lavorare a partire dal territorio, ma non solo, sulla sensibilizzazione dei cittadini, sulla consapevolezza che il rischio che si vive è un rischio, come dire, reale e che va conosciuto. Questo sicuramente è un tema che già è emerso in maniera evidente, sul quale lavoreremo anche noi a livello centrale nei prossimi mesi. Il parcheggio della metropolitana di Bagnoli è stato adibito ad area d'attesa, dove i cittadini ricevono la prima accoglienza ed un'eventuale assistenza sanitaria. Il piano per il bradisismo vede coinvolte la protezione civile comunale, regionale e nazionale. I centri operativi comunali coordinano le attività. Le persone si recheranno in quest'area, che è l'area individuata all'interno del piano comunale di protezione civile. In quest'area riceveranno le prime informazioni, dopodiché le persone si recheranno presso l'hub, che si trova a circa 3-4 minuti a piedi da quest'area. Eventualmente l'hub ha anche una capacità di accoglienza, le persone che hanno necessità possono essere alloggiate all'interno dell'hub, per un totale di circa 100 persone. Nella municipalità i cittadini si registrano, ricevono supporto medico e se non possono rientrare a casa vengono aiutati a trovare una sistemazione. È un test importante anche organizzativo, quindi per i cittadini che scelgono. Naturalmente sarebbe importante che ci fosse una consapevolezza molto molto grande, ma poi è importantissimo testare la macchina organizzativa, i luoghi, gli uffici. Vedo che c'è molta competenza, molto entusiasmo, molta organizzazione, quindi io direi che sta andando bene. Il prossimo appuntamento è ottobre, dove testeremo il piano vulcanico, quindi diciamo è lo step più importante del rischio vulcanico nell'area, quindi testeremo insomma l'allontanamento anche nell'area dell'area rossa, il rapporto con la comunità scientifica in maniera particolare, che è presente anche in questo tipo di esercitazione, ma il rischio vulcanico ovviamente assume una rilevanza ancora maggiore e lì insomma ci attendiamo che la popolazione sia, come dire, più coinvolta e dovremmo lavorare in questo senso, ma del resto poi vedremo, perché poi non c'è l'obbligo di essere sensibili a determinate problematiche.